Bene, salve a tutti cari ragazzi, bentornati in compagnia di Guerzo 86. Oggi per la rubrica accessori andiamo a vedere questo interessantissimo speaker wireless, ovvero funziona tramite connessione Bluetooth con il nostro telefono. Uno speaker interessante per la qualità audio, per la possibilità di rispondere alle telefonate sotto la doccia, nonché anche per andare a ascoltare la nostra musica preferita quando, ad esempio, siamo sotto la doccia. È resistente agli schizzi, non impermeabile, quindi non lo possiamo portare sott'acqua. Qua, mi raccomando. Allora, all'interno della confezione vi faccio vedere, troviamo chiaramente il manualetto delle istruzioni dove viene spiegato tutte le sue funzioni, nonché anche il cavo di ricarica da una parte USB, dall'altra chiaramente abbiamo il classico pin da andare ad attaccare all'interno dello speaker. E vi apro un attimino la confezione. Vi faccio subito vedere più da vicino lo speaker come è strutturato. Allora, vedete, da una parte abbiamo la ventosa, lo possiamo chiaramente attaccare. Qui abbiamo il logo in sovraimpressione della Tautronics. È gommatino, quindi ha anche un ottimo grip. Trattiene leggermente le impronte, però lo sappiamo, questo va usato più o meno sempre sotto la doccia. Allora, abbiamo un tasto power on, power off posto qui al centro, tasto che si illumina con un LED. Ecco, avete sentito come già lo speaker sta ricercando il nostro dispositivo Bluetooth. Poi abbiamo il tasto play pausa, abbiamo il tasto per alzare e abbassare il volume oppure per cambiare direttamente la nostra canzone o tornare indietro. Poi abbiamo anche il tasto per riagganciare la telefonata, quindi insomma abbiamo un'ottima configurazione. Adesso andiamo a ascoltare come questo speaker riproduce la nostra musica. Allora, avete sentito come l'audio è molto forte, anche i bassi si sentono abbastanza bene. Mi raccomando, attaccatelo bene questo supporto perché, avendo i bassi, si muovono abbastanza all'interno dello speaker, quindi può darsi che le oscillazioni ve lo facciano poi staccare, quindi magari si potrebbe anche rompere. Allora, avete visto come con un tap prolungato si va a alzare il volume. Con un tap prolungato dall'altra parte si abbassa il volume, se schiacciamo una volta invece chiaramente andiamo nella canzone successiva. Il tasto play per far partire appunto la nostra musica, il tasto questo qui serve per riabbassare, per riagganciare la nostra telefonata. Insomma, quindi un ottimo speaker, un supporto interessante, un accessorio che potrebbe davvero fare a caso vostro. Vi lasciamo chiaramente tutti i link del caso per l'acquisto. Per il momento è davvero tutto e ci sentiamo come sempre nei prossimi video. Un saluto da Guerz86.